Eccoci allora in diretta sulla nostra pagina Facebook K-Sport Academy Azzurra. Buonasera e bentrovati da Veronica Lisotti. Come sempre attendiamo che piano piano abbiate accesso alla nostra pagina Facebook. Questa sarà l'ultima puntata dei nostri 6 webinar che ci hanno accompagnato in questo periodo di lockdown e questa sera nella fattispecie parleremo di settore giovanile in funzione della prima squadra e anche faremo un punto sui campionati con i nostri ospiti. Come sempre in questo frangente vi ricordo che potete seguirci sui nostri social, chiaramente la nostra pagina Facebook, K-Sport Academy Azzurra, dove potrete tra l'altro rivedervi tutte le nostre puntate, non per ultima questa che andrà in onda stasera. E poi ovviamente il nostro profilo Instagram, K-Sport Azzurra, dove trovate poi tra l'altro diverse challenge dei nostri giovani calciatori, diverse foto. E poi il nostro canale YouTube, al quale potete, se volete, anche iscrivervi, K-Sport Academy Azzurra, dove trovate tra l'altro tutti i video che abbiamo realizzato in questa stagione sportiva, sia prima squadra che settore giovanile. E da domani sarà disponibile anche questa puntata. E infine il nostro sito internet ksportazzurra.it, dove trovate un po' un summit di tutto quello che vi ho detto fino adesso. Vi ricordo come sempre che potete scriverci in diretta qui sulla nostra pagina Facebook. Potete chiaramente lasciare un commento, salutare i nostri ospiti o porre una domanda, insomma, inerente alla tematica che andiamo a affrontare questa sera. Ringrazio la rete dei Mister per la collaborazione che ci ha dato in queste 6 puntate e Dario Vitale con Giochiamo Imparando. Grazie davvero perché anche queste collaborazioni sono molto molto importanti. E allora, mentre vedo piano piano che vi state connettendo, intanto salutiamo il nostro amico Giancarlo Nicolini. Un saluto a tutti, un abbraccio al vecchio numero uno, vecchio numero uno Carletti. E un abbraccio anche da parte mia, Nico. Carletti, sei già vecchio, insomma, hai già fatto, già fatto. Hai dato, hai dato. Grazie Nico, sempre numero uno. E allora vado a presentare i nostri ospiti, un tris di ospiti che abbiamo questa sera, cominciando proprio da lui, dal nostro DS della K-Sport Academy Azzurra. E ringrazio per essere con noi questa sera, vi do il benvenuto Luca Carletti. Buonasera a tutti, un piacere. Stasera ti chiamerò Carle, poi capirete perché. Abbiamo Va deciso bene, tono così. confidenziale, tono confidenziale, va benissimo, senza problema. Siamo formali. E poi abbiamo con noi, abbiamo il piacere di avere con noi, quindi ringrazio Marco Meschini, DS del Fosso Ombrone. Grazie Marco per essere qua con noi. Grazie mille a voi per avermi invitato. E poi, ecco perché chiamerò Carletti Carle, perché abbiamo un altro Luca, ebbene sì, e quindi ringraziamo per essere con noi questa sera, Luca Bocci, DS del Biella San Martino. Ciao Luca, ben trovato. Ciao Veronica, grazie, buonasera a tutti. E quindi, come avrete potuto capire dai nostri ospiti, parleremo di quelli che sono i campionati di prima categoria, di promozione d'eccellenza marchigiana. Questa sera abbiamo 3 realtà importanti nel nostro territorio che in questi anni stanno davvero lavorando molto molto bene, sia a livello di prima squadra che di settore giovanile e aggiungo anche tra l'altro che ci sono anche dei bellissimi impianti, perché per esempio il nostro presidente ci ricordava l'altra volta che nella puntata in cui è stato ospite, che riprenderanno i lavori sul campo di Morciola, quindi insomma un valore aggiunto della K-Sport Academy, e insomma in questo periodo che si va configurando direi che più che mai le strutture diventano un plus valore per le società sportive che ne possono appunto avere accesso. Ne parleremo anche di questo nel corso della puntata, però voglio un po' capire da voi cosa state facendo in questo periodo e un po' dove eravamo rimasti? Facciamo un po' come le puntate precedenti, diciamo, dove eravamo rimasti con i vostri campionati. Quindi parto da te, Carle. Chiaramente noi eravamo in un periodo a 7 giornate dalla fine, era un periodo molto molto intenso, in quanto
comunque ci stavamo giocando un campionato. Non so se usare il passato o il presente, perché chiaramente un attimino è difficile da capire. Se usare il passato o il presente, perché ancora comunque non c'è niente di definito. Comunque eravamo secondi in classifica, a meno 4 dalla prima, a più 12 dalla terza, e quindi era un momento molto molto particolare, un momento quasi uno snodo cruciale, mi sembra di poterlo definire uno snodo cruciale, sì, questo. E diciamo che è un po' per quanto ci riguarda noi, proprio come K-Sport, era un momento fondamentale per poter capire un attimino come andare a definire questo finale di stagione, perché comunque nel giro di 2-3 partite, secondo me, i scenari si andavano a definire nello specifico. Eh sì, davvero, eravamo rimasti un po' col fiato sospeso, insomma. E sorte invece diversa quella del Villa San Martino, Luca, cosa ci racconti? Ma noi, diciamo, eravamo in una posizione di, diciamo, tranquillità, tra virgolette, nel senso che eravamo in pieno obiettivo che ci eravamo predisposti inizio campionato. Eravamo a 2 punti da Losimana, che era l'ultimo posto per disputare i playoff, e avevamo 5 punti di vantaggio sulla quintultima, quindi comunque dovevamo tenere sia un occhio davanti ma anche un occhio dietro. C'erano 3-4 scontri diretti importanti da giocare, però dispiace perché vedevamo la squadra in piena crescita, un gruppo nuovo rispetto all'anno scorso che si stava formando, e quindi diciamo che gli obiettivi che ci eravamo prefissati a inizio campionato li stavamo rispettando. Poi dopo che è successo questa pandemia siamo rimasti un po' così con l'amaro in bocca, ma ovviamente bisogna in questi casi mettere da parte quella che è, diciamo, la nostra passione, la parte sportiva, perché purtroppo ci sono persone che hanno sofferto e stanno soffrendo, quindi penso che la vita e la salute siano la cosa più importante. Speriamo di poter ricominciare, vediamo se da dove ci siamo interrotti o ripartire da zero. Infatti adesso Luca ne parleremo, perché voglio capire anche da voi quali potranno essere i papabili scenari, quelli un po' che magari vi auspicate, piuttosto che quelli più, diciamo così, statisticamente probabili, anche se ancora notizie certe non si hanno, quindi giustamente ogni società fa così le proprie ipotesi, ecco. Marco, invece, raccontaci un po' di questo campionato di eccellenza. Ma anche noi, come quello della prima, eravamo a 7 giornate dalla fine. Noi siamo partiti quest'anno con l'obiettivo di salvarci, e eravamo in pieno obiettivo, nel senso che eravamo al 5º posto, quindi in zona playoff, e abbiamo vinto la Coppa Italia, che è stato un risultato inaspettato, però e oltre a questo si era creato intorno a noi un bel entusiasmo, non solo tra i giocatori ma anche nella piazza. Quindi diciamo che questa interruzione che è stata più che giusta, visto i problemi che ci sono stati, l'abbiamo accettata, però ci è dispiaciuta in modo particolare quest'anno, perché si stava creando veramente qualcosa di bello, considerando anche che in Coppa Italia abbiamo fatto gli ottavi d'andata contro il Città di Castello, avevamo vinto 2-0 da loro, quindi avevamo il ritorno in casa e era una bella prospettiva per accedere ai quarti. E non tutte le stagioni poi dopo si riesce a vincere la Coppa Italia, si riesce a vincere gli ottavi, quindi però questa è la situazione, la dobbiamo accettare, quindi altro non si può fare. No, assolutamente, Marco, prendiamo così quello che tra virgolette viene, però voglio un po' capire da voi in questo periodo comunque di stallo, ad oggi giustamente è una stagione calcistica che comunque non sta trovando il proprio compimento, quindi volevo capire un po' da voi come state affrontando appunto questo periodo. Marco, raccontaci un po'.
se mi sente Marco. Sì, non ho capito l'ultima parte della domanda, ho sentito. Dicevo, insomma, come state affrontando appunto questo periodo di stallo, questo periodo di fermo, ecco, questo blocco imposto? Ma la squadra è praticamente si è allenata fino all'altro giorno sotto le indicazioni del mister e dello staff. Noi come dirigenza stiamo cercando di capire come muoverci, anche se realmente risposte ancora non ne sono arrivate, quindi è anche difficile sia chiudere la stagione e quindi pensare che questa stagione sia chiusa, ma anche al tempo stesso iniziare a programmare la prossima, perché non sappiamo le basi su cui si potrà programmare la stagione. Quindi quello che possiamo fare dal punto di vista dei giocatori è mantenerli in forma, dal punto di vista nostro è riguardare qualche partita piuttosto che interessarci magari su qualche giocatore, ecco, ma tutto in maniera un po' vaga, perché comunque sia le basi non ci sono. Certo. Luca, invece raccontami un po' a Villa San Martino cosa state combinando di bello. Ma più che altro cerchiamo di tenerci in contatto con i ragazzi, io mi sento quotidianamente con alcuni di loro, con il mister, purtroppo mi chiedono quasi sempre come cosa verrà fuori, se potremo ricominciare a fare qualche allenamento, dato che c'è un po' di confusione secondo me anche sotto quell'aspetto, tra allenamenti individuali, allenamenti collettivi, quello che si potrà fare. Quindi diciamo che dobbiamo capire un po' queste cose qua e cercare di tenerli più che altro in allenamento con delle disposizioni che dà l'allenatore settimanalmente. Certo. Carle, situazione invece azzurra, sul fronte azzurra? Noi, per quanto ci riguarda, chiaramente il nostro staff, che è formato dall'allenatore, chiaramente i suoi collaboratori, fin dalle prime settimane ha cercato di redigere un programma tale che potesse essere svolto con quelle che sono, dai, un po' le restrizioni che ci sono state in questo periodo. Quindi magari all'interno del programma sono stati anche inseriti dei video tutorial per permettere ai ragazzi di svolgere degli esercizi a casa, dentro le mura domestiche. Chiaramente capiamo che non è facile, non è semplice, però è stato un periodo di stallo molto lungo in cui non si capiva bene verso di che direzione andare. Adesso diciamo che bene o male una mezza idea ce la siamo fatta, anche se è un periodo difficile. Quindi abbiamo cercato sempre di tenere i ragazzi, diciamo, come si dice in gergo, sul pezzo. Chiaramente abbiamo fatto anche noi alcune iniziative particolari. Chiaramente noi abbiamo questa collaborazione con K-Sport, che ormai è un rapporto consolidato, quindi un membro dello staff che è Arcano Marrocco, che collabora con il mister Clara, il suo secondo, e via dicendo, ha messo a disposizione un'applicazione fruibile da tutti i ragazzi, all'interno dei quali i ragazzi potevano iscriversi, hanno avuto anche loro piacere di iscriversi, perché comunque sono riusciti a monitorare la loro attività di allenamento durante questo periodo di stallo. Poi chiaramente è normale, sappiamo tutti quelle che sono le limitazioni di questo periodo e non è facile comunque affrontarle. Per quanto concerne i ragazzi infortunati, abbiamo cercato di dare un programma su misura, però non è facile. La cosa che mi è piaciuta molto in questo periodo è che comunque, nonostante le varie telefonate che si fanno sempre, i ragazzi hanno avuto piacere e hanno avuto la volontà di allenarsi insieme, di fare delle conference, delle videochiamate per capirci. E quindi questa è una dimostrazione che comunque il gruppo era buono, che comunque avevano piacere di stare insieme, perché comunque c'è anche da capire questa dinamica qui, che sono ragazzi che sono abituati a vivere lo spogliatoio 4 volte a settimana, in maniera comunque con un rapporto, con uno stretto rapporto con i compagni di squadra. Quindi dai, è stata una bella cosa questa, ci siamo aiutati un po' a vicenda, insomma. Questo, sì, poi lo spirito di squadra non manca, è importante anche questo fattore qui, assolutamente. Mi dicevi tu, spirito di squadra che non manca. Questo periodo diventa importante anche questo aspetto, soprattutto. E intanto vi porto i saluti di Alex Patarchi, grande IS, Marco Meschini. E poi Silvia Cacciaguerra, grande Luca Bocci. E Lorenzo Radio, un saluto al piccolo grande di S. Meschini. E Andrea Gentiletti, complimenti al DS Carletti.
Qui c'è un di parte, c'è un di parte qui. E poi un saluto a Matteo Zampini. E allora, voglio chiedermi invece, parto da te Carle, perché cominciavamo prima, insomma, si fanno tante ipotesi, no? Su quello che potrebbe essere il finale di campionato, insomma. E quindi c'è chi prospetta la cristallizzazione della classifica, c'è chi dice facciamo solo il girone di andata, insomma se ne sentono un po', diciamo, di tutti i colori per tutte le salse. E parto da te, voglio capire, insomma, un po' il tuo parere riguardo a quella che può essere la conclusione più plausibile, appunto, di questa stagione, quindi partendo dal campionato di prima categoria. Guarda, per quanto mi riguarda è difficile dirsi, cioè, chiaramente anche oggi abbiamo assistito alla pubblicazione di un articolo riguardante alcune cose che erano state praticamente decise dal comitato di Serie C, quindi però anche questo porta grande confusione, perché chiaramente è l'opinione di una parte del mondo calcistico, non è facile. In ogni caso la federazione è chiamata a prendere una decisione. Sicuramente scontenterà qualcuno. L'aspetto principale di questo periodo, di questo momento storico, perché io così lo definirei, è che si è evidenziato in maniera proprio chiara che c'è un vuoto normativo. Quindi chiaramente all'interno del regolamento una situazione del genere non è prevista. Di conseguenza la federazione si deve un po' reinventare e deve prendere una decisione. Secondo me l'aspetto principale è che comunque vanno conclusi tutti i campionati, perché chiaramente non ci sono più quelle che sono le condizioni di sicurezza per andare avanti. Cioè, parlare di calcio in questo momento è abbastanza relativo. Abbiamo prima da preservare la salute sia di noi stessi ma anche dei nostri giocatori. Chiaramente detto questo, non si capisce come mai sia stata rinviata anche la riunione federale che era in programma per domani. Tutti aspettavamo questa riunione con fermento, perché insomma siamo qui in una situazione chiaramente nella terra un po' di nessuno e non sappiamo come muoverci. Come abbiamo detto prima, sì, facciamo allenare i ragazzi, però realmente è come non fare niente, perché comunque si allenano da soli, non c'è la palla, non c'è il gruppo, eccetera. Detto questo, secondo me la federazione ha due opzioni: o seguire l'esempio delle altre federazioni negli altri sport, come nella pallavolo e nel basket, e quindi annullare tutte, oppure limitarsi a seguire il verdetto del campo, cioè a 7 giornate dalla fine, parlo per la prima categoria adesso, poi magari qualcuno aveva qualche giornata in più, c'è una condizione dove c'è una prima in classifica, c'è un'ultima in classifica, la prima la promuoviamo, l'ultima la retrocediamo e poi eventualmente andiamo, una volta che la situazione sarà più chiara, ad effettuare quelle che sono le graduatorie per i ripescaggi. Però chiaramente capisco che ci sono anche delle situazioni dove si è a pari punti, quindi come dicevo prima qualcuno sarà sempre comunque scontento di questa decisione, però una decisione va presa una posizione, che deve essere anche una posizione chiara, anche perché dal momento che tu prendi una posizione poi eventualmente anche decidere di dire ok, iscrizione ai campionati non scadrà più il 31 di luglio, ma l'anticipiamo in maniera tale che riusciamo a capire prima quale sarà lo scenario a cui andiamo incontro e quindi poter eventualmente fare dei ripescaggi. Poi chiaramente, ripeto, non è facile, però l'aspetto principale è che comunque in teoria io mi aspettavo la riunione che era in programma domani da parte della federazione, la conclusione di tutti i campionati, proprio per una questione di sicurezza. Poi dopo si possono aprire vari scenari. Quello è normale. Senti, ti faccio una battuta, Carle. Un auspicabile derby con Luca? Dal nostro punto di vista sarebbe molto molto piacevole, perché vorrebbe dire che siamo saliti di categoria e quindi abbiamo raggiunto il vecchio che eravamo fissati all'inizio stagione. No, Luca, anche un bel incasso, dai, no? Luca, ci sta. No, dai, vabbè, adesso il Capo Sport sicuramente anche quest'anno si è dimostrato protagonista di un campionato che, a mio modo di vedere, è stato sempre lì, è stato sempre davanti. Poi dopo si è ritrovato una squadra che ha delle individualità importanti, però si poteva giocare tutte le carte fino in fondo. Questo sicuramente. Sì. Infatti, ricollegandomi poi al discorso di cosa accadrà, cosa non accadrà, io credo che poi
il punto fondamentale, al di là del discorso sanitario, che sicuramente è ovvio e scontato, è dire che la salute viene prima di tutto e ci deve essere sicuramente il rischio zero per ricominciare a giocare. Però allo stesso tempo credo che il merito sportivo debba essere riconosciuto, quindi la meritocrazia che ci deve essere nel calcio deve essere riconosciuta, soprattutto per squadre che hanno grandi vantaggi di classifica. Il problema sarà capire cosa fare con alcuni gironi, alcuni campionati dove ci sono 3-4 squadre nel giro di pochi punti e capire che cosa vogliono fare. Sinceramente non invidio i dirigenti sia della Lega Nazionale Dilettanti che della FIGC nel prendere questa decisione, perché sicuramente qualcuno scontento ci sarà, quello sicuro. Sì, inevitabilmente sì, purtroppo. Come diceva Carle, è praticamente una scelta che... Il fatto di annullare totalmente il campionato, ecco, la vedo una cosa che va un po' contro quello che è un po' il merito sportivo dell'annata. Sì. Marco, passo invece a te. Ma noi come fosse Ombrone, vabbè, aspetta che ci sentiamo a tratti, vediamo un po' se riusciamo a sentirti bene. Non si sente. Non ti sentiamo bene, Marco. Sentiamo tra. Prova a parlare, Marco. Eccomi, mi sentite? Okay, prova. Adesso sì, prego. Mi sentite? Vai pure. Ok, dicevo che la premessa è che è quella, naturalmente, di accettare la decisione, perché poi dopo, cioè non è colpa. Aspetta che è caduto, adesso lo recuperiamo. Mentre recuperiamo Marco, intanto leggo qualche commento. Il nostro press, un saluto e ringraziamento a tutti gli ospiti. Ecco, vediamo se mi ha recuperato Marco. Io vi sento bene. Oh. Ok, vai Marco, prego. No, dicevo che probabilmente la soluzione più giusta, per andare in sintesi, è quella di cristallizzare, diciamo, le classifiche e concluderle alla 23esima, ecco, perché secondo me bisogna dare il giusto valore a quello che si è fatto sul campo, non considerando comunque sia, che come ha detto anche Luca Bocci, che la salute viene prima di tutto, e che quindi noi come Fossombrone accetteremo qualsiasi risposta verrà data dalla federazione. Però se dovessimo dire la nostra, farla finire, diciamo, alla 23esima, se proprio si deve concludere questo campionato, e per il prossimo che dovrà iniziare tenere conto quindi di tutte le problematiche che ci sono state, magari eliminando la tassa di iscrizione, il costo d'assicurazione, tutte queste cose qua che poi vanno a incidere molto sui campionati. Certo, anche perché probabilmente ci saranno, si presume, molte squadre e molti club che faranno poi fatica a iscriversi, quindi insomma alcune facilitazioni non farebbero male da questo punto di vista. Intanto vi porto i saluti di Mirko Carciani, ciao di S. Marco, e Fiorino Della Martera, ciao a tutti da Fiorino, Raffaele Pitta, buonasera a tutti. E voglio invece chiedervi una cosa, quindi diciamo così, chiusa tra virgolette l'ipotetica parentesi di questo campionato, proviamo insieme a guardare un po' a quello che è il futuro, un futuro in realtà molto, molto vicino, perché poi se ipoteticamente fra 3 mesi si potrà ripartire, usiamo sempre il condizionale, e voglio chiedervi quale pensate possa essere lo scenario. Quindi Luca, voglio partire da te.
Io adesso non è per fare il pessimista, adesso su questa ipotesi di ripartire fra 3-4 mesi, sinceramente sono un po' scettico, ma lo dico perché comunque adesso abbiamo degli esempi come i campionati nazionali più importanti che dovranno ripartire, chi più, chi meno, chi prima. E chi dopo, ma il mondo dilettanti è totalmente un'altra cosa. Io faccio fatica a vedere un campionato che possa ripartire a settembre, magari a porte chiuse, come ci stanno chiedendo in questo momento di tenere una certa distanza sociale, ma le porte chiuse nei dilettanti la vedo una cosa infattibile. Penso a tante strutture dove per esempio la partita si può vedere anche al di fuori dell'impianto, quindi cercare di andare poi a tenere sott'occhio tutti i campi della provincia, dalla terza categoria fino alle serie D, la vedo difficile. L'unica cosa che posso sperare è che si arrivi a una soluzione medica il prima possibile, che sia un vaccino o che sia qualsiasi altro tipo di cura, ma è l'unico modo per ripartire in sicurezza, perché poi sappiamo bene come funziona nei nostri spogliatoi, i ragazzi vivono lo spogliatoio come se fosse una grande famiglia, quindi chiedergli di avere determinate distanze, di tenere determinati comportamenti, credo sia impossibile. Ecco. Se per il mondo dei professionisti, qualcosa proveranno a fare, limitato credo alla Serie A, perché già squadre di Serie B e Serie C faranno fatica, il mondo dei dilettanti rischia di dover prolungare, diciamo, questa sospensione dei campionati. Per quanto riguarda poi il discorso economico, è chiaro che con l'andamento così delle nostre industrie, ciò che dà linfa alle nostre società, sicuramente qualcuno si troverà più in difficoltà di altri, quello è poco ma sicuro. Sì. Ti voglio anche chiedere, Luca, sarà un campionato, passami in termine, più giovane? Sicuramente, diciamo che da questa crisi, da questa pandemia, qualcosa di buono nello scenario drammatico bisogna tirar fuori. Se c'è qualcosa di buono da tirar fuori, sicuramente è quello, il fatto che ritorneremo sicuramente a vedere squadre costruite molto di più sui propri settori giovanili. Per quanto riguarda noi, Villa San Martino è un processo che non ci spaventa perché sono anni che la squadra viene basata sui ragazzi del territorio, in special modo sui ragazzi del nostro vivaio. Quindi è solo, diciamo, un percorso più accelerato per quello che poi sarà la rosa del prossimo anno. Marco, mi pare di capire dalle parole di Luca che racchiude un po' quelli che sono, diciamo, i temi fondamentali, no? Partendo dalla struttura, e voi a Fossombrone in questo siete veramente non solo molto fortunati, ma avete lavorato in ottica futura, per cui avete una struttura veramente molto molto bella. E poi c'è il discorso chiaramente economico, che poi a cascata, no? Va a influenzare tutta una serie di fattori. Cosa ne pensi, Marco? Cosa ne penso? È difficile fare anche una previsione perché realmente non sappiamo la portata dell'impatto, non sappiamo neanche portata che avrà questa crisi poi sul mondo calcistico. Ecco, quindi è difficile. Che possiamo fare è cercare di elaborare più scenari possibili quando saremo pronti per ripartire e dovremo essere bravi a mettere in campo tutte le idee che ci verranno in mente, che dovremo strutturare per cercare di far vedere il più possibile
possibile il valore dei, dei nostri settori giovanili. Noi, come ha detto anche Luca, riguardo il suo settore giovanile, ma anche noi abbiamo un buon settore giovanile, ben guidato da Daniele Conti, che è il nostro responsabile, e ci ha garantito la possibilità di avere dei ragazzi che giocano come under prima e poi stabilmente in una categoria importante come l'eccellenza. Quindi sicuramente da lì bisognerà ripartire, anche perché è l'unica certezza che si ha. Quando non si ha la certezza di quanti soldi ci avranno, non si ha la certezza di che campionato sarà, l'unica certezza che si ha è il settore giovanile, e da lì bisogna costruire qualcosa. Quindi non vedo all'orizzonte soluzioni più affidabili di queste. È chiaro che noi, come Fossumone, cercheremo di, vado nello specifico, nel nostro possibile, di mantenere lo staff e la rosa che abbiamo. Questo dipenderà molto dai scenari che si avranno da qui a 2 mesi, ma soprattutto dipenderà anche dalla volontà dei ragazzi di continuare insieme, perché poi probabilmente ci chiederà qualche sacrificio un po' a tutti. E come il sacrificio verrà fatto dalla società, dovrà essere condiviso un po' da tutte le componenti, quindi staff, giocatori, piuttosto che tifosi, piuttosto che società, e quindi sarà importante in un momento di sofferenza come questo unirci tutti, perché penso che possano venire fuori anche degli aspetti positivi. Sì, guardiamo sempre in ottica di positività, insomma. Tra l'altro, minimo comune denominatore che accomuna queste tre società è la forte volontà che avete, come avete sottolineato, di attingere quanto più possibile da quello che è il proprio vivaio per far crescere i ragazzi, insomma, e provare poi, tra l'altro, a contenere i costi, insomma. Carle? Sì, chiaramente se io devo pensare a settembre, comunque a una ripartenza, e quindi a una ripartenza ad agosto, mi voglio augurare che sì, ci siano tutte quelle che sono le condizioni necessarie per poterlo fare, le condizioni di sicurezza e di salute. Detto questo, avendo fatto questa, diciamo, questa piccola premessa, chiaramente per noi, rispetto sia a Marco che a Luca, c'è il discorso categoria che fa un pochettino la differenza, nel senso che comunque in questo momento noi siamo in prima categoria, un campionato che chiaramente non è che non prevede fuori quota, però questo non vuol dire assolutamente niente, perché sin da quest'anno avevamo una grossa presenza di giovani all'interno della nostra rosa. Uno degli aspetti fondamentali da valutare quando si guarda alla prossima stagione è che comunque la nostra classifica lascia ampi scenari aperti, perché comunque, come si parlava prima, che ci auspicavamo un derby tra Caposport e Villa San Martino, ce lo auspichiamo, ce lo auguriamo anche noi, perché non sarà così facile dal mio punto di vista. Comunque, se dovessimo affrontare un campionato di promozione, ci faremo trovare pronti, senza nessun problema. Sin da anni noi gestiamo, sotto l'aspetto tecnico, abbiamo una collaborazione con l'Atletico Gallo Col Bordolo, e chiaramente gestiamo sotto l'aspetto tecnico la loro juniores. Questo perché? Perché proprio sia responsabile tecnico Fini, ma proprio come cultura societaria, si ha sempre davanti il percorso di crescita del ragazzo, l'obiettivo finale è il percorso di crescita del ragazzo. Quindi, chiaramente, scegliendo noi l'allenatore, quello che è il progetto tecnico della Juniores, riusciamo a portare a compimento il percorso di crescita del ragazzo, sia tecnico che educativo, che chiaramente portiamo avanti nelle categorie inferiori giovanili, inferiori rispetto alla Juniores regionale. Poi i scenari sono ampi che si aprono nel momento in cui noi potessimo fare una promozione. Potremmo anche decidere di riprendere in mano e di iscrivere la nostra Juniores al campionato regionale, però questi sono tutti discorsi in prospettiva. Prima chiaramente bisogna avere la categoria nelle mani per poi poter fare. Quello che mi accomuna sia Marco che a Luca, che anche se dal mio punto di vista ci sarà un grosso ridimensionamento economico, e chiaramente i giovani e le nuove leve del settore giovanile la faranno da padrone. Noi, se dovessimo invece per esaminare l'altro scenario e quindi affrontare il campionato di prima categoria, nonostante non avessimo diciamo così, l'obbligo dei fuori quota, abbiamo una rosa ben rodata, quindi una colonna portante che è una rosa ben rodata, i ragazzi che sono con noi da tempo, a cui affianchiamo dei giovani molto molto interessanti. Già da anni, nonostante non abbiamo la juniore, portiamo gli allievi in prima squadra, in maniera tale di fargli assaporare, tra virgolette, quello che è il calcio
come posso dire, il calcio di grazie, chiaramente con le dovute, con le dovute, con i dovuti paragoni, insomma. E detto questo, sarà sempre più fondamentale il ruolo dei giovani per l'ottica del risparmio economico in prima squadra, ma soprattutto per, non deve essere visto solo per un aspetto economico, ma soprattutto perché questi ragazzi, con il raggiungimento della prima squadra, portano a termine il loro percorso di crescita. È interessante esaminare, ad esempio, come dicevo prima, accennavo al discorso che portiamo gli allievi ad allenarsi con noi, ed è bello analizzare sia sotto gli aspetti dei dati, quindi sfruttando la K-Sport e quindi l'evoluzione che ha il ragazzo sotto l'aspetto dei dati fisici di monitoraggio, insomma, ed è anche bello vederlo proprio, si vede un cambiamento, perché l'approccio con il cosiddetto, tra virgolette, calcio dei grandi porta un cambiamento nel ragazzo, perché comunque è rapportarsi con delle persone più grandi, e quindi è anche lui come reagisce a queste situazioni è importante, ed è educativo anche molto. Quindi questo deve essere un discorso di percorso di crescita del ragazzo. Chiaramente è normale, se dovessimo fare ancora la prima categoria, potremmo anche pensare di iscrivere una juniores provinciale per ampliare quello che è il bacino di utenza della prima squadra. Gli scenari sono tanti nel nostro caso. Però comunque un obiettivo principale c'è sempre la crescita del ragazzo e il settore giovanile. Questo è un mantra che ci ripetiamo sempre con il direttore Mariani, con il presidente Mauro Vicchi e con Fini, che è responsabile tecnico del settore giovanile. È vero, è vero. Tra l'altro salutiamo e ringraziamo per la collaborazione di tutte queste puntate che si sono svolte fino a qua. Voglio chiedervi invece, Marco, parto da te, come viene gestita un po' questa situazione nella vostra società? Ci sono i giocatori, insomma, che si pongono domande, i ragazzini che vi chiedono quando ripartiamo, cosa facciamo, famiglie che magari vi chiamano? Viene gestita nella vita quotidiana, nel senso che i ragazzi, quelli più piccolini, non vedono l'ora di poter ritornare a giocare al campo. Per sfidarsi e per gioire insieme, mentre i ragazzi, quelli grandi, al tempo stesso hanno ritrovato un po' i bambini che erano dentro di loro, quindi se per qualcuno il finire della stagione voleva dire un po' di mancanza di motivazioni, quindi un logorio, con questo, diciamo, con questo fermo si è un po' ritrovato da quel punto di vista le motivazioni. Quindi io penso che appena ci sarà la possibilità di riandare in campo, tutti quelli che lo faranno stramotivati e con la voglia di dare il massimo. Per cui io cerco sempre di vedere i lati positivi. Io spero che questo momento qui ci insegni tanto dal punto di vista proprio sociale, dal punto di vista delle passioni, cioè coltivare queste passioni è una cosa fondamentale, perché poi dopo ci accorgiamo in momenti come questi che se uno non ha passioni, non ha momenti in cui staccare e scaricare la testa, quindi dai lavori quotidiani che ognuno di noi ha, cioè realmente ti trovi solo. Le passioni ti fanno andare avanti nella vita. Quindi sarà fondamentale coltivare ancora di più questo aspetto delle associazioni. E quindi al di là poi dopo delle singole situazioni dovremmo essere bravi a coinvolgere le persone che vorranno far parte del nostro progetto. Ok, ti abbiamo sentito un po' a scatti, comunque dovete essere bravi a coinvolgere un po' le persone che faranno parte di questo progetto, Marco, mi è parso di capire, insomma, nel finale. Sì, sì, sì. Un momento magari di riflessione forzata in cui, chissà, possono nascere magari anche delle nuove idee, perché no? I dettagli faranno la differenza, forse, no? Esatto. Luca, voglio sentire te riguardo questo aspetto, insomma, che clima si respira lì a Villa San Martino? Sì, Villa San Martino, avendo un grande bacino di ragazzi, quindi oltre 400 iscritti, noi per forza di cose e con onore dobbiamo occuparci di tutti. E a questo riguardo sia il responsabile del settore giovanile Marco Testani e il coordinatore tecnico Stefano Ridolfi hanno aperto un canale YouTube dove
con l'aiuto di tutti gli allenatori delle categorie giovanili, fanno dei tutorial per tenere comunque anche i bambini e i ragazzi in età più adulta per cercare di tenerli occupati durante la giornata e comunque non abbandonare l'aspetto sportivo che comunque faceva parte della loro quotidianità e va comunque preservato. E poi per il resto noi durante l'annata cerchiamo nella parte dell'attività agonistica di ruotare sempre più ragazzi nel discorso prima squadra, oltre agli under che comunque sono stabilmente in rosa, grazie all'aiuto degli allenatori sia della Juniores, quindi Stefano Vitali e Rocco Parisi degli allievi, portiamo su ragazzi in maniera periodica per fargli, come diceva Luca prima, per fargli respirare sia lo spogliatoio della prima squadra, ma comunque anche la metodologia di lavoro della prima squadra, che diciamo che è quello che un po' differenzia la parte del settore giovanile da poi la prima squadra, perché i ritmi ovviamente sono diversi. Prima ci si abitua a quei ritmi, più il ragazzo poi risponderà bene sul campo. Noi siamo fortunati perché sia nella categoria allievi sia in quella juniores troviamo sempre tanti ragazzi pronti e disponibili a venire ad allenarsi con la prima squadra e grazie agli allenatori si ritrovano già un bel bagaglio per affrontare gli allenamenti. È ovvio che poi vanno inseriti piano piano e con una programmazione negli anni cerchiamo di portare più ragazzi possibili. Ovviamente l'obiettivo è quello di creare una rosa con più ragazzi possibili del nostro settore giovanile, avendo così un largo bacino di ragazzi. Quello sicuramente. Poi quest'anno abbiamo anche implementato un'altra figura nel settore giovanile che è quella dell'allenatore della difesa. In questo ringrazio l'Udinese come tanti che dopo gli anni passati, anche con la promozione di 2 anni fa, con la squadra guidata da Mister Romani, ci ha dato, diciamo, l'onore di tenerlo con noi come allenatore della difesa. E quindi si occupa sia della parte del settore giovanile, giovanissimi allievi, e svolge anche il ruolo di collaboratore, di vice allenatore nella prima squadra insieme a Claudio Cicerchia. Per questo sono molto contento di averlo tenuto con noi, perché oltre ad essere un grande conoscitore di calcio e avere tanta esperienza dopo tanti anni passati tra campi di Serie D e Serie C, è anche una persona squisita, quindi diciamo che ci dà quella marcia in più sia a livello giovanile che a livello di prima squadra. Ecco, no, mi pare di capire, insomma, dalle vostre parole che più che mai lo slogan distanti ma uniti è più che mai attuale, insomma, questa forte volontà di mantenere questo spirito di squadra, questa vicinanza. In questo periodo mi sembra che sia un po' comune a tutti voi. Carle, raccontaci un po' invece all'Azzurra. Beh, un po' chiaramente anche questo talk è la testimonianza che anche noi stiamo cercando di stare sempre più vicini ai ragazzi attraverso delle iniziative sui social, di cui anche tu sei protagonista, attraverso iniziative del maestro di tecnica con i video. Abbiamo anche noi, come sia Marco che Luca, cercato di stare sempre più vicini a questi ragazzi, di tenerli coinvolti, di tenerli comunque legati a quella che è il nostro ambiente, perché comunque siamo consapevoli del ruolo educativo che abbiamo nei confronti di questi ragazzi. E quindi in un periodo come delicato, difficile, come è stato quello passato, quello in cui ancora siamo dentro in questo momento,
abbiamo cercato di ricoprire al meglio quello che è il nostro ruolo dei giocatori, quindi tenendoli con noi, tenendoli vicino, facendoli sentire partecipi, facendoli sentire comunque che comunque ci sarà un domani in cui loro saranno i protagonisti, perché fondamentalmente non dimentichiamoci mai che nel settore giovanile il protagonista è il ragazzo, ok? E quindi questo è importante, poi chiaramente il nostro ruolo educativo la fa da padrone. In questo periodo, come società, a livello di settore giovanile, ma soprattutto nelle figure di responsabile tecnico, di Matteo Mariani, che è direttore generale, il presidente Mauro Vitti, siamo in continua programmazione, in continua programmazione. Un aspetto anche fondamentale che mi piace ricordare è che 10 nostri allenatori del settore giovanile hanno partecipato a un corso online di formazione attraverso il Passport, come ho detto. Era un corso di GPS e di match analysis. Noi abbiamo la fortuna di poter collaborare, di avere questa collaborazione, questo rapporto consolidato negli anni con K-Sport, che per noi è una risorsa importante, molto molto importante. E quindi chiaramente gli allenatori hanno fatto formazione, come società abbiamo cercato comunque di dare una presenza, un'immagine ai ragazzi, un gesto di vicinanza, e comunque stiamo cercando, nonostante tutta questa situazione ci porta ad essere un po' pessimisti, eccetera, a guardare avanti, a programmare al fine di migliorare la nostra struttura tecnica già esistente. Un importante aspetto che mi piace sottolineare è comunque questa collaborazione con la K-Sport, che ci ha aperto anche nuovi rapporti con l'Università di Urbino, con la quale abbiamo molte molte prospettive interessanti in ballo. Quindi anche noi abbiamo cercato comunque di fare la nostra parte in questa situazione di emergenza, insomma. Ecco, siccome l'hai citata tu, Carle, a proposito proprio di settore giovanile, quali saranno un po' le ripercussioni relativamente alla programmazione, secondo te? È difficile a dirsi, cioè innanzitutto bisognerà capire quali sono le iscrizioni, perché comunque innanzitutto da quello dipende poi il settore giovanile, ma soprattutto prima delle iscrizioni quanto potremo riniziare a fare questa attività giovanile, perché questo è l'aspetto principale. Poi in base a quella chiaramente ripartire e continuare nella nostra programmazione, che ripeto non si è mai fermata, perché noi continuiamo nonostante la situazione a guardare avanti e a pensare come migliorare, perché abbiamo grande fiducia nel nostro settore giovanile e riponiamo molte molte aspettative nei confronti del nostro settore giovanile. Chiaramente è normale che la situazione sia anche a noi un attimino resi vigili su quello che sarà il nostro futuro, insomma, perché chiaramente dobbiamo aspettare e dobbiamo capire qual è la situazione e quelle che sono le situazioni che dovremo andare ad affrontare. Questo è chiaro? Eh sì, eh sì. La luce comunque in fondo al tunnel c'è e la vediamo. Marco? Io credo che per quanto riguarda il settore giovanile si andrà di pari passo con la scuola. Molto dipenderà da quello, anche perché ancora non sappiamo i ragazzi quando torneranno a scuola, se torneranno in modo sfalciato, se un po' saranno a casa, se un po' saranno in aula, quindi in base poi alle decisioni che verranno prese per la scuola, credo che di pari passo verrà organizzato anche tutte quelle attività ludiche nel post scuola, perché poi se capiterà che la scuola sarà anche il pomeriggio, sarà anche fatica poi andare a organizzare degli allenamenti al mattino, quindi bisognerà dire bene come strutturato tutto questo e in base a quello io spero che ci sentiamo a scatti, Marco, vediamo un po' se riusciamo a recuperare. Mi sente? Andiamo un po'. Mi sente? Io vi sento. Ok, vai pure Marco. Niente, dicevo che appunto sarà importante aspettare l'aspetto scolastico, in sintesi. Sì. Quindi da lì poi prendere decisioni per la sicurezza e la salute dei ragazzi. Luca, sul fronte Villa San Martino?
Ma sicuramente sono d'accordo con Marco, la penso esattamente come lui sul discorso scuola, perché sia la scuola che poi lo sport credo andranno di pari passo. Ovviamente in base a poi quello che verrà richiesto, distanziamenti sociali, protocolli sanitari, tutto quello che si dovrà fare, cercheremo di adeguarci. E tra l'altro, prima che poi questa pandemia ci prendesse un po' in contropiede, avevamo già degli accordi con dei progetti già portati in comune per ampliare anche il nostro impianto. Dovevamo fare altri due moduli spogliatoi, un'altra sala riunioni, quindi anche sotto l'aspetto del distanziamento negli spogliatoi avevamo bisogno, sì, e abbiamo ancora bisogno sicuramente di più spazio. Spero che poi con l'andare del tempo si possa riprendere il discorso e poi vedremo che cosa ne verrà fuori con i nostri responsabili del settore giovanile. Sicuramente quello che posso assicurare è che il primo pensiero del Villa San Martino sarà quello, cioè cercare di ripartire tramite il settore giovanile. Poi dopo la prima squadra è una cosa che viene in più e sicuramente va coltivata. Però come ricordavo prima, con 400 iscritti noi abbiamo il dovere di ripartire da lì e tutelare anche tutta questa parte sociale che riguarda il nostro bacino di ragazzi. Chiaro, chiaro, Luca, chiarissimo. Adesso vediamo insomma un po' cosa ci riserverà il futuro, insomma, dai, rimaniamo così sospesi da questa nostra piacevole chiacchierata di questa sera. Io intanto vi porto i saluti di Gianfranco Ceccarani. E poi l'abbiamo nominato. Ciao Pino, aspetto la tua diretta i prossimi giorni. Mirko Politi, parlando di squadra dell'Azzurra, che salutiamo ovviamente. Allora, io direi che siamo arrivati alla fine. Io passo dunque ai ringraziamenti, cominciando da te, Carle. Grazie per essere stato con noi questa sera. Grazie a te, Vero. Io volevo ringraziare in maniera personale, da parte di tutta la società, anche Marco, Luca e le rispettive società, per aver partecipato a questo talk. Mi fa molto piacere. Sono stato molto, molto. È stata una serata veramente. Ok, ringraziate anche le rispettive società. Speriamo di vederci presto sui campi di gioco, perché chiaramente l'obiettivo finale è sempre quello. Grazie, buona serata a tutti. Marco, ringrazio anche te per essere stato con noi, salutaci tutti dalla Fossombrone. Vediamo se riusciamo a sentire Marco. Andiamo un Grazie po'. Mille per l'invito e mi scuso per la connessione. No, ma figurati, quella non è colpa tua. Grazie Marco, davvero. Luca, grazie anche a te ovviamente per essere stato con noi, un saluto a Villa San Martino. Grazie a voi, grazie a Luca dell'invito, a tutta la società. L'ultima cosa, Veronica, volevo solo ricordare un piccolo rammarico di quest'annata, purtroppo, che Villa San Martino quest'anno compie i 50 anni della sua storia, della sua attività, quindi avevamo già preparato e organizzato una grande festa che si doveva svolgere nel mese di giugno. Purtroppo anche questa non si potrà fare. Speriamo di poterla recuperare nei prossimi mesi, o altrimenti la faremo nel 50esimo anno. Non molliamo, diciamo. Assolutamente, assolutamente, Luca, dai, avrete modo sicuramente di festeggiare, dai, ce l'auguriamo e ve l'auguriamo, assolutamente. Grazie e buonasera a tutti. Io ringrazio tutti gli ospiti che ci hanno accompagnato in queste 6 puntate, ringrazio la società K Sport Academy Azzurra per questo
nostro progetto sperimentale, partendo dal presidente, partendo da Matteo Mariani, passando per Samuele Fini e il nostro Luca Carletti. Ringrazio tutti coloro che ci hanno scritto e hanno partecipato online da casa, quindi siamo entrati nelle vostre case e ci avete dato il permesso, quindi grazie. Poi ovviamente rimaniamo che tutte le puntate le potete rivedere. Grazie davvero a tutti voi e un augurio di buona serata da Veronica Risotti.